All Together Now, finale. La vincitrice è Sonia Mosca. La seconda edizione di All Together Now è arrivata alla finale e ha incoronato la sua stella, Sonia Mosca. Il talent show di Canale 5 ha confermato di essere un programma vivace e divertente, che mette la musica in primo piano e riesce in qualche modo a differenziarsi dai numerosi programmi di questo periodo. Sono stati ben 12 talentuosi concorrenti che sono riusciti a conquistare la fiducia del muro e che ieri sono stati protagonisti di una agguerritissima gara. I finalisti erano Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Loris Shinumali, Rosetta Falzone, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Matteo Mastracco, Carmine Cirillo, Giovanna Saccà, Nicola Gargaglia, Giuliana Danzè, Gaia Di Fusco e Federico Martello. Tra loro anche un ex concorrente di Amici, Nicola Gargaglia, allievo nel talent di Beppe Vessicchio, che ha saputo emozionarlo nelle esibizioni che hanno preceduto la finale. Alla fine ad avere la meglio e a vincere i 50.000 euro è stata Sonia Mosca. La cantante ha conquistato tutti grazie alla sua meravigliosa voce e alla sua grandissima energia. Ma vediamo passo passo gli emozionanti duelli che hanno portato Sonia Mosca a conquistare la vittoria finale. Una finale, quella di All Together Now, ricca di grandissime emozioni, non solo musicali. Abbiamo infatti assistito anche a una proposta di matrimonio in diretta e ci sono stati grandi ospiti che hanno aperto la serata. Hanno infatti arricchito il muro tre grandissimi protagonisti della musica italiana: Vittorio Grigolo, grande tenore ed ex coach di Amici, Dodi Battaglia e Gigi D'Alessio, reduce del grande successo del programma 20 anni che siamo italiani, condotto su Rai 1 insieme a Vanessa Incontrada. Dopo le esibizioni dei super ospiti e di alcuni componenti del muro, ecco che si inizia con la gara e la prima sfida vede Carmine Cirillo e Giuliana Danzè. Ad avere la meglio sarà Giuliana, grazie anche al grande sostegno del super ospite Vittorio Grigolo, che per difendere questa esibizione discute anche animatamente con Cristiano Malgioglio. La proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo. Il super ospite Vittorio Grigolo è stato anche protagonista di un romantico ed emozionante stop della gara. Il tenore infatti ha deciso di proporre in diretta TV alla fidanzata Stefania Seymour, ballerina e modella ucraina, di sposarlo. Un momento molto intenso. Le parole dell'artista hanno infatti emozionato non solo la futura moglie, ma tutto lo studio. Quando le ha chiesto di sposarla, la risposta è stata ovviamente un sì. Si prosegue con la gara che vede la sfida tra Rosetta Falzone e Arianna Cleri, due concorrenti che piacciono molto a J-Ax, che non vorrebbe questa sfida per non perdere una delle due. A vincere la sfida è Rosetta, che per la sua potente voce viene paragonata a Iva Zanicchi. Segue una sfida che divide il muro, quella tra Enrico Bernardo e Federico Martello. Dopo una lunga discussione, ad avere la meglio sarà, con 98 punti, Enrico. Si passa all'esibizione della grande protagonista annunciata, Sonia Mosca, da tutti considerata la favorita alla vittoria e conquista 100 punti nella sfida diretta contro Matteo Mastracco. Il rivale esce convinto che sarà lei la vincitrice finale. Sonia è la concorrente ad aver avuto il punteggio maggiore e sarà lei che potrà scegliere il suo avversario. La scelta cade su Rosetta Falzone, la concorrente che secondo lei si avvicina più al suo genere. La vittoria va a Sonia e si passa a Carmine Cirillo ed Enrico Bernardo. Una battaglia questa volta più agguerrita che vede Enrico avere la meglio. Le fasi finali di All Together Now. Si passa poi al duello tra Gaia Di Fusco e Nicola Gargaglia, con Gaia che conquista il muro grazie alla sua voce particolare e alla sua giovane età. Gaia sembra essere l'unica concorrente a poter avere la meglio su Sonia. I tre super finalisti sono Sonia Mosca, Enrico Bernardo e Gaia Di Fusco. Hanno avuto il grande privilegio di poter duettare insieme ai super ospiti Gigi D'Alessio per Sonia, Vittorio Grigolo con Enrico e Dodi Battaglia con Gaia. Esibizioni che hanno decretato i super finalisti Sonia Mosca e Enrico Bernardo.
una gara, quella tra i due cantanti, agguerritissima, che vede i due finalisti mettere in evidenza tutto il loro talento e le loro doti. Enrico Bernardo e Sonia Mosca si esibiscono per l'ultima volta davanti al muro. Per la finalissima Enrico canta When a Man Loves a Woman. Sonia invece I Love the Lord. La vincitrice è Sonia, che piange e abbraccia il suo avversario ricoperta dai coriandoli. La cantante acclamata dal muro vince 50.000 euro e per lei sembra aprirsi una grande carriera musicale. Cosa ne pensate di questa edizione di All Together Now? Siete d'accordo con la vittoria di Sonia Mosca? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.